Fischia alla fine, no? Fischia alla fine, a posto, vince l'Ajax, 2-1. Monaco che continua a non vincere, anzi continua a perdere in casa, in Europa League. Probabilmente FIFA ha deciso questo, perché io non mi spiego, minimamente. Adesso noi sapete che facciamo? È una promessa questa, ma no, più che una promessa è un'informazione. Noi andiamo alla Johan Cruyff Arena, li distruggiamo, poi... ottavo di finale in casa, che facciamo? Prendiamo la sveglia, perché è così che funziona. Però se FIFA si diverte io lo accetto. Ci vediamo tra qualche giorno con il ritorno contro l'Ajax. Vediamo come andrà, perché io li voglio distruggere. Buonasera dalla Johan Cruyff Arena di Amsterdam e benvenuti ad Ajax contro Monaco, il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Corre il cambio al pallo, Arturo verso la porta, ben niente! Vado a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, che esce 8 giorni dopo lo scorso. Avrei voluto farlo uscire prima, ma non ho potuto perché ero a Basto, in Abruzzo, a lavorare, ma anche ad abbronzarmi, come vedete, e a spellarmi, perché sto cominciando a spellarmi tanto e male, quindi devo rimediare, andare al mare. Fatemi sapere voi come state passando questo periodo dell'anno, soprattutto perché oggi, signori, iniziano gli europei. Io stasera sarò in live su Twitch, sul mio canale Twitch che vi lascio in descrizione. Non so se si può dire Twitch, ormai l'ho detto, comunque sulla piattaforma Viola, dico sempre. Ve la lascio in descrizione perché appunto saremo lì a viverci Turchia-Italia e poi magari anche le prossime partite dell'Europeo, se l'idea può piacervi. Quindi fateci sapere a me e a Zlatan se l'idea vi piace oppure no. Prima di partire però vi ricordo anche un'altra cosa molto importante, perché voi questa maglia qui mi chiedete sempre dove l'ho presa, come ho fatto a metterci il nome, numero personalizzato dietro, anche perché la qualità, vi posso assicurare, è ottima. E io vi ricordo sempre che in descrizione vi lascio il mio sito di maglie col quale collaboro, che appunto vi fornisce non soltanto maglie ma anche tute, felpe di ottima qualità, ovviamente personalizzabili, e anche retro, quindi tanta tanta roba. Con il coupon che vedete a schermo avete anche il 15% di sconto, quindi non fatevi scappare questa grande, grandissima occasione, come noi non vogliamo farci scappare l'occasione di volare agli ottavi di Europa League. Ovviamente non è semplice, abbiamo perso 2-1 in casa all'andata, però le mie parole alla fine della partita le avete ascoltate. E quindi in questo episodio, tra due partite, perché prima c'è quella contro il Brest, avremo l'occasione quantomeno di provare a vendicare quella sconfitta lì. Intanto partiamo ovviamente puntando in alto per difendere il nostro terzo posto, che significherebbe almeno preliminare della prossima Champions League, e questo è il nostro obiettivo. Mettetevi comodi però, perché adesso partiamo con enfasi non indifferente. Forza Monaco! Stavo dando un'occhiata alla formazione del Brest, spiccano Gibbs e Fellaini, due vecchie glorie della Premier League in particolar modo, dunque attenzione perché hanno giocatori esperti che hanno rinforzato il tutto nel mercato di gennaio. Così invece in campo il Monaco, c'è un po' di turnover, ci mancherebbe altro perché si pensa all'Ajax, ma io credo che siano tutti giocatori molto validi. È quello che dice tendenzialmente ogni allenatore, io vi dico che è quello che penso, perché hanno dimostrato in stagione di essere giocatori validi, oggi devono continuare a farlo per portare a casa altri punti pesanti. Fellaini, scarico su Onorà, dentro ancora a cercare di trovare Brusai, Badiashile superato, rimpallo e secondo palo Le Comte, miracoloso, miracoloso su Gibbs, che risposta! Moreira, bene in copertura a Tchouaméni, adesso non riparte più il Brest, è buon momento del Monaco. Verschkaren è morbido a cercare Wenzel Hulz, che ha girato come ha potuto, trovando una deviazione di mano di Duvernay. Calcio di rigore per il Monaco al 31esimo. E ultimamente non ci è andata troppo bene dal dischetto. Vediamo un po' Martins. Destro e la risposta di Versonoir. Confermiamo che non ne segniamo uno. Non ne segniamo uno ultimamente. Il prossimo lo calcia Le Comte, io ve lo dico, qui lo dico e qui, se non lo faccio calciare Le Comte, potete rinfacciarmelo. È arrivato a toccare, poi McKennie alimenta, adesso è un monologo del Monaco, palla verticale su Martins, guarda dentro, ci sarebbe Draxler che manca l'appuntamento col pallone.
Altra chance enorme per un Monaco che ha creato tantissimo da inizio partita, ma anche oggi non sta riuscendo a concretizzare. Però loro non ripartono più, e quindi altra palla buona per Martins. Stavolta si mette in proprio, punta la porta, calcia! Piano piano, con il destro, finalmente, dopo 1:10, passa il Monaco con il numero 11. Gol pesantissimo. La destra per Ruben Aguilar, che va nello spazio e saluta Gibbs, lo manda al bar, costo costa di Aguilar, verso la porta, Aguilar! Si dimentica la cosa più importante, centrare lo specchio della porta. Ma che ripartenza del 26! Adesso attacca in questo finale il Brest, lo fa con Brusai, tacco centrale che passa, Erial, cross, Lecomte! Eroico! Eroico! Perché alla fine si riscatta sempre! Alla fine si riscatta sempre! Però ora facciamo attenzione, perché c'è il calcio d'angolo battuto sul primo palo McKenny, che è entrato molto bene in partita. Insiste Duvernay, la porta sul mancino, poi scarica su Erel. Guarda lui la porta, dobbiamo stare lì in zona a coprire. Insiste il Brest in questo finale, McKenny sempre a protezione. C'è Cardona che la porta sul sinistro, torna sul destro, calcia! Ha pareggiato il Brest. Ha pareggiato il Brest al 92esimo. Io non so più che dire, ragazzi. Non so quale energia superiore ci sia. Mi piace pensare che dipenda sempre tutto da noi, e quindi rialzeremo la testa ancora una volta. Lo faremo perché... perché c'è l'Ajax adesso. Lo faremo perché c'è l'Ajax adesso. Forse anche è meglio arrivarci più arrabbiati, tornare a livello mentale, psicologico, che avevamo dopo la partita d'andata. Voliamo ad Amsterdam, va? Voliamo ad Amsterdam. In area, Anthony, inserimento di Promes, Ayer da Lecomte, via, non bene! Ajax in vantaggio. Per l'autore del gol dell'1-0, occhio che si è smarcato, Promes! McKenny, grande break di McKenny qui, e poi Wenzel Holz può puntare la porta, dentro c'è Ken, la porta Holz, in area, Holz in mezzo per Moise, 2-1, l'assist di Dylan, il gol di Ken, 1-2, minuto 12 del secondo tempo, siamo vivi. Costruisce il Monaco, minuto 67, vuole palla Wenzel Holz, verticale, palla che filtra, Wenzel Holz prova lo scavetto, traversa! Lo serve adesso Onyekuru, vediamo se va. Va Onyekuru, ha preso il tempo, in area di rigore, Onyekuru! Sul fondo. Non può finire così però. Ci vediamo tra qualche giorno con il ritorno contro l'Ajax. Vediamo come andrà, perché io li voglio distruggere. Buonasera dalla Johan Cruyff Arena di Amsterdam e benvenuti ad Ajax contro Monaco, il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Il nostro DNA è chiaro, ci piace rimontare, ci piace farlo soprattutto se ci fanno arrabbiare. Oggi siamo molto arrabbiati, ma rispettosi di un avversario che sicuramente ci ha messo e ci può mettere in difficoltà, quindi stiamo attenti, giochiamo la nostra partita consapevoli poi di quelle che sono le loro caratteristiche, e allora andiamo a dare un'occhiata anche a quelle che sono le formazioni proprio per questo motivo. Partiamo naturalmente dagli olandesi con Mazraoui, che è l'unico diffidato, salterebbe l'eventuale ottavo di finale in quello che è un 4-2-3-1 a specchio da parte dell'Ajax, a specchio sì, perché giochiamo anche noi con questo modulo, con delle novità, dicevo, perché McKenny mi è piaciuto quando è entrato contro il Brest e quindi confermato il centrocampo fisico. Male McTominay nelle ultime uscite, quindi dentro lui accanto a Tchouaméni, confermato Draxler. La novità è Stefan El Shaarawy oltre che Barreca, ma perché Balotelli era stanco, Stefan dentro perché
ha giocato anche lui molto bene contro il Brest. Onyekuru dalla panchina può spaccare la partita. E allora tutto pronto, si riparte dal 2-1 del Principato di Monaco. Un 2-1 tra le mille polemiche. Oggi si riparte con la voglia di far bene, di cambiare tutto. Barreca rischia di perdere quel pallone. Stagione la sua non all'altezza delle aspettative dopo il rientro dal prestito. Mentre qui il Sharawi si è smarcato, ma Sharawi se l'è dimenticato e quindi può correre Stefan, puntare Onana, entra in area fino in fondo. El Sharawi! El Sharawi! Al decimo del primo tempo fa 1-0 il Faraone, che risponde presente alla chiamata di Marconi. Dentro lui al posto di Henry Onyekuru fa subito un gol pesantissimo. Dopo una stagione non da faraone, alza la cresta e fa 1-0. Alvarez dentro per Anthony, posizione regolare. Ayer tocca il pallone, poi insiste Martinez. Gravenberch ce l'ha sul destro. Promes calcia lui. Lecomte mette in calcio d'angolo. Servi anche tu, Benjamin. Servi anche tu. El Sharawi a sinistra, Barreca. Stefano vuole tagliare il campo come sa fare, ha visto anche Ken, lo serve, la palla filtra, Ken Onana miracoloso, poi Draxler, Draxler a porta vuota, 2-0 per il Monaco, due gol inattesi, prima il Sharawi, poi Draxler, due super acquisti in estate che non avevano reso, rendono nella partita forse più importante per il momento specifico che stiamo vivendo. Pallonetto di Ken, Onana dice no, poi se la dimentica. Il 10 ringrazia. Sono due e in questo momento cambia tutto. Ve l'avevo detto, cambia tutto. In questo momento passiamo noi. Draxler, solo una squadra in campo adesso, tatticamente e mentalmente. Tchouaméni aspetta Ken, lo serve adesso, la palla passa. Ken Onana! Altro intervento provvidenziale di Onana su Ken, prima non è bastato, stavolta basta e come. Draxler tiene il possesso. Tchouaméni apre su Barreca, vicino le Sharawi, dentro Ken. Barreca la porta, poi guarda in mezzo, secondo palo, Ken! 3-0! Andate a casa! Andate a casa! Ve l'avevo promesso e le promesse si mantengono! Segna Ken, fischia la Johan Cruyff Arena, sentiteli! Al terzo tentativo Ken, da un bacio al palo e mette dentro il gol del 3-0. Stavolta Onana può soltanto guardare e non basta. 3-0. Un dominio! Gravenberch che apre ancora su Mura. Lorenzi a coprire quella zona. Martinez intanto, buono il pallone per Traoré, stavolta ci apriamo noi. Traoré dentro il pallone per il gol di Promes. Ed è un gol che potenzialmente ridà vita allo stadio, perché se ne segna un altro Ajax riapre tutto. Non basterebbe ancora, perché noi avremmo segnato di più in trasferta, anzi abbiamo già segnato di più in trasferta. Però attenzione, e qui c'è campo per Saelemaekers. Florenzi lo serve, corre ancora il belga, che peraltro è anche fresco, corre da solo però perché non segue nessuno, fino in fondo Saelemaekers. Onana evita il poker e l'Ajax vuole ripartire, ma questa ripartenza del Monaco ha probabilmente messo il punto esclamativo sulla partita. Ken che va a raccogliere, a lottare come per 90 minuti e poi gira sul Faraone, che ha aperto un match stradominato dalla Monaco. Poi ancora Ken, Draxler chiuso, non arriva McKennie ma non serve. Finisce qui, una squadra francese vola agli ottavi di finale di Europa League e la squadra di Federico Marconi, il Monaco. Ve l'avevo promesso, ve l'avevo annunciato. Adesso noi sapete che facciamo? È una promessa questa, ma no, più che una promessa è un'informazione. Noi andiamo alla Johan Cruyff Arena, li distruggiamo. Poi, ottavo di finale, in casa che facciamo? Prendiamo la sveglia, perché è così che funziona. Infatti esulto poco meno di quanto avrei fatto giocando in modo normale. Però dai, pensiamola sempre positiva. Pensiamo che dipenda da noi. All'andata evidentemente qualche errore di troppo l'abbiamo fatto. La differenza con oggi è stata che abbiamo sicuramente concretizzato questa sera di più. Non troppo, cioè, nel senso che abbiamo sempre le nostre caratteristiche. Sbagliamo gol che vanno segnati. Potevamo farne 6 stasera.
Però insomma non tutte le squadre, e noi facciamo parte di queste non tutte, segnano tutte le palle gol che creano. Va bene così, siamo passati, siamo contenti. L'unica cosa che mi auguro è che non sia una tantum e che adesso tra 3 giorni non andiamo contro il Gincamp e perdiamo 3-0. Continuità è fondamentale per diventare e rimanere una grande squadra.